Sì, sono l'ingegner Suma, questa sera con questo ultimo incontro, Penultimo. penultimo, perché c'è stato il cambio, ci parleremo di domotica e passo subito la parola all'ingegner Gaffuri della ditta Xaico di Milano. E per una presentazione di una loro soluzione, diciamo, domotica, poi vedremo dopo qual è il panorama, diciamo, del settore, e per appunto illustrare alcune delle principali tecnologie adesso utilizzate in questo campo. E quindi posso, ingegner Gaffuri, le passo la parola. Allora, buonasera a tutti, se non sentite bene fatemelo subito sapere, io sono molto vicino al microfono. Allora, mi chiamo Enrico, lavoro da parecchi anni nel settore della domotica e della building automation e volevo andare a presentarvi ora un progetto, quindi quello che voglio fare è darvi subito una visione pratica di che cos'è il mio lavoro, cioè di che cosa significa andare a integrare dei sistemi all'interno di una struttura abitativa o di un edificio. Quindi partiamo subito. Allora, iniziamo a dire che cosa, diciamo, questo è un lavoro che è stato portato avanti per più di 2 anni, ora vedrete perché. E che cosa succede? Che cosa è successo? Che circa 3 anni fa un committente è venuto da noi e ci ha chiesto di integrare, quindi di fornire una soluzione completa per l'integrazione di automazione, telefonia e climatizzazione in una residenza di grande metratura. E di che cosa stiamo parlando? Ve lo mostro subito. Di un castello, ok? Quindi di chiaramente un edificio che ha una metratura interna superiore ai 3.000-4.000 metri quadri e soprattutto un grande parco che voleva essere completamente gestito in domotica. Mi fermo solo un attimo per chiedere se va tutto bene, se mi sentite, se vedete Va perfettamente le benissimo, slide. va Va benissimo, benissimo? sì. Prego. Allora continuo. Allora, andiamo subito a capire un po' qual era in dettaglio la richiesta. Allora, intanto la supervisione di luci e automazioni, la supervisione del clima, dei sistemi di sicurezza, di quello che era lì, diciamo, il sistema multimediale, quindi home theater più diffusione sonora, multiroom, la telefonia VoIP, la gestione di tutto questo sia dal locale, cioè internamente alla rete LAN del castello, sia da remoto, quindi attraverso una connessione internet. E in tutto questo c'era da aggiungere ovviamente la progettazione del networking, che era un po' la spina dorsale di tutto il resto. Ora, quali sono in questo caso i vincoli, le cose importanti da sapere su un progetto di questo tipo, qual è l'approccio? Allora, intanto c'erano dei vincoli fisici, cioè qui stiamo parlando di una struttura che intanto ha una grandissima metratura, ha dei vincoli dovuti alla larghezza delle fondamenta, dei muri, quindi quando si richiede una copertura wifi bisogna tenerne conto. Aveva dei vincoli di sovrintendenza, cioè non potevamo andare a lavorare liberamente all'interno della struttura cambiando diciamo, l'aspetto, quindi andare a impattare esteticamente su quello che era il castello. In più c'erano dei vincoli imposti dalla committenza che, benché fosse ad uso residenziale, diciamo a monoproprietà,
voleva che fosse già diviso, quindi tutta la struttura del castello, in vari, diciamo, appartamenti o unità. Okay? Quindi bisognava subito decidere qual era diciamo, topologia dei bus di automazione da utilizzare. Ora, che cosa è stato scelto? Ovviamente noi abbiamo un sistema di supervisione che si chiama EdgeCycle. E in questo caso il cuore dell'integrazione doveva essere EdgeCycle. E ora vi farò capire durante questa presentazione perché. Facciamo un attimo un passo indietro. Considerate che qui è stata richiesta l'integrazione di tutte le componenti. Okay. Quindi, ovviamente, la cosa che era importante per il cliente, quindi per il committente, era non solo la diciamo, integrazione tra i vari sistemi, cioè poter avere un'unica interfaccia di controllo, ma il punto fondamentale era l'interoperabilità, cioè bisognava creare degli scenari che andassero a convogliare informazioni di più sistemi, ad esempio la sicurezza con l'impianto d'automazione, oppure il clima con l'impianto luci, e tutto questo è possibile solo ed esclusivamente con una piattaforma di integrazione. E qui entra in gioco Home Systems e qui è entrato in gioco EdgeCycle. Allora, adesso faccio io una domanda a Sì. voi. Avete già sentito parlare di EdgeCycle, che è Sì, stato già un ingegnere, attimo introdotto? la Sì. interrompo un attimo per chiarire alcuni forse concetti, perché purtroppo la mia presentazione verrà dopo. Sì, Niente, volevo chiarire certo. un attimino, quando si parla di bus, si parla praticamente del cavo o comunque del mezzo trasmissivo con cui si fa la domotica. Quindi quel concetto di prima di cui ha accennato l'ingegnere, bus, vuol dire questo. E niente. Poi l'altra cosa magari da dire è che perché nasce EdgeCycle anche? Perché in realtà oggi non esiste una soluzione complessiva di integrazione. Cioè ci sono tanti sistemi, ma non tutti totalmente integrati, per carità. E ci sono quelli più blasonati, più belli da vedere, da installare, eccetera, ma tutti, diciamo, hanno questo piccolo problemino, diciamo, di integrazione che invece EdgeCycle, diciamo, vuole risolvere. Prego, ingegnere. Ok, allora cercherò diciamo, di non lasciare nulla di scontato. Vado a spiegarvi esattamente tutti i termini tecnici che Sì, introdurrò. grazie. Naturalmente qui ora sentirete parlare di alcuni marchi, di alcuni tipi di prodotto, cercherò di essere il più chiaro possibile. Vi dico, non c'è nulla di complicato, cioè qui stiamo parlando di un'integrazione domotica, quindi per forza di cose abbiamo a che fare con bus diversi, e quindi che cos'è un bus? È semplicemente, come ha già detto l'ingegnere, è un filo che deve passare all'interno dell'abitazione, e ci sono vari produttori di vari sistemi bus concorrenti. Okay? Non c'è uno standard unico per quanto riguarda diciamo, la trasmissione su bus, per cui di volta in volta si sceglie in base alle esigenze. Ok? Poi, in questo caso, avevamo anche tutti gli altri sistemi, cioè sistemi clima, sistemi multimediali, telecamere, l'antifurto, e dunque abbiamo non solo il bus della domotica, ma tutti questi altri sottosistemi che vanno in qualche modo integrati. Che cosa si fa? Si va a scegliere un supervisore. Il supervisore in questo caso è EdgeCycle. Che cos'è? Allora, quando abbiamo creato EdgeCycle, e ormai si parla di 6-7 anni fa, quindi un software molto maturo che ha avuto una evoluzione nel tempo, l'idea era di avere una piattaforma di integrazione per quella che era la Home and Building Automation, con un'architettura
scalabile, quindi che si può adattare a piccoli impianti così come a salire e a controllare per l'appunto ad esempio un castello. Ora non, qui ci sono dei termini tecnici come Java, HTML5, chissà che cos'è, questi non vado neanche a spiegarli, comunque diciamo che è un software a tutti gli effetti che viene installato su delle macchine server, quindi dei personal computer, che vengono forniti da un systems consulting. HCycle è completamente personalizzabile. La personalizzazione del software avviene attraverso delle pagine web e una programmazione che si, diciamo, impara con corsi che teniamo noi di un system consulting o semplicemente consultando online una wiki come Wikipedia, quindi un manuale per sviluppatori dove si trovano tutte le informazioni per poter integrare e lavorare con HCycle. Ok, quindi che cos'è? Questa diciamo slide spiega un po' meglio. HCycle è un collettore, cioè fa da cappello a tanti sistemi differenti. Okay. Qui vediamo proprio l'esempio tipico, l'esempio legato a questo particolare edificio. Quindi abbiamo in alto a sinistra il MyHome. Che cos'è il MyHome? È il bus di controllo domotico di Bitticino. Ora non so se lo conoscete, ci sarebbe molto da dire riguardo ai vari sistemi. Diciamo che questo è uno dei possibili sistemi e sicuramente è il più diffuso qui in Italia, in quanto Bitticino come marchio è un marchio italiano, in quanto il prodotto MyHome nasce come concezione in Italia, viene diciamo anche progettato e costruito qui in Italia e ha una diffusione in Italia, diciamo che è leader del mercato, poi c'è in tanti altri paesi. Quindi il MyHome è in certo quel modo uno standard, uno dei tanti possibili. Qui è stato scelto MyHome, poteva essere scelto Connex, poteva essere scelto altri sistemi. Andiamo a legarci però al MyHome in questo caso. Voi quello che dovete sapere è che il MyHome è un sistema di controllo domotico, può controllare luci, automazioni, clima, diffusione sonora e altri sistemi. In questo specifico progetto il MyHome controllava solamente luci, automazioni e clima, non tutto il resto delle funzionalità. Ok? Perché abbiamo scelto di limitare le funzionalità del MyHome? Perché, e qui è un concetto che vale per tutti i bus, non solo per quello della Bitticino, nessun produttore vi può fornire tutti questi, diciamo, queste funzionalità multimedia, controllo clima, VoIP, in un unico pacchetto. Ed è per questo che è utile avere un supervisore, perché si riesce a combinare il meglio dei singoli produttori. Cioè, per la sicurezza io vado a rivolgermi a chi fa solo sicurezza, e ha una centrale antifurto di qualità. Per la sicurezza video vado a comprare delle telecamere da uno specialista, da un produttore specialista di telecamere, ad esempio, di rete. Per la parte multimediale vado da chi è un produttore di hi-fi di qualità e così via. Ok, quindi ed è per questo che viene utile ed è interessante avere un supervisore, per combinare il meglio di quello che offre la domotica e l'intrattenimento per la casa. Okay. Quindi, da un lato avevamo il MyHome, poi c'era il controllo clima, del quale poi entro in dettaglio, il networking, e che cosa intendo per networking? La rete, quindi quello che è la rete interna a un edificio, cioè quindi gli apparati di rete come computer, access point per la connessione internet, switch di rete, tutte cose di questo tipo. Okay. E va sempre progettata avendo cura del fatto che ci sarà poi un impianto domotico anche. Non sono due cose disgiunte, e ci vuole sempre una visione d'insieme. Per quanto riguarda il VoIP, qui quindi parliamo di telefonia. Si è scelto di avere una telefonia VoIP, quindi basata non sulla classica analogica, ma quindi sulla registrazione di un centralino che poi va su internet, quindi chiama attraverso un provider internet.
La multimedialità, dopo vediamo un attimo cos'è stato integrato all'interno di questa abitazione, e poi la sicurezza, abbiamo già detto, antifurto e telecamere. Vado avanti, qui potete vedere intanto qualche immagine, come vedete si tratta di un'abitazione di pregio, questa è la zona delle piscine, dove anche qui tutto è controllato in domotica ed è, diciamo, un'altra unità. È per quello che vi ho detto che questa abitazione è stata divisa in varie unità e sono totalmente indipendenti. Ognuna fa capo a un suo proprio bus di controllo. Allora, vediamo un attimo un po' qual è l'approccio. Senza, ora, se sono troppo tecnico, fermatemi e fatemi pure delle domande. Ok? Allora, per quanto riguarda il biome, noi potevamo avere due topologie possibili. Immaginate che il Mayome è un sistema, insomma, sono dei fili che vanno a girare per tutti i muri dell'edificio. Tendenzialmente i sistemi domotici sono organizzati come vedete nella figura a sinistra, cioè c'è un montante che ha, diciamo, funzione di raccordo tra tante coppie di fili, cioè i bus, che vanno a scendere nei derivati. Quindi immaginate che il montante è una linea principale e per ogni derivato c'è un appartamento o una unità abitativa. Ok? Questa cosa, questo tipo di topologia, che è, diciamo che è la classica del Mayome e di altri sistemi domotici, in questo caso andava a impattare con le dimensioni dell'impianto. Cioè, questo tipo di topologia nel Mayome ha un numero massimo di luci e automazioni possibili e qui era superato. In più, si voleva mantenere una certa indipendenza anche fisica tra i vari bus. Cioè, visto che il castello era diviso in unità abitative, ognuna voleva far capo a un bus chiuso, che non era collegato poi a quello che era un montante principale. E quindi è stato scelto di usare Psycho anche per questo, perché poteva fare da collettore tra le varie unità e ad esempio, quindi vado in soldoni a spiegarvi, se volevo accendere una luce che stava in un corridoio comune a due unità abitative, okay, separate, potevo farlo attraverso Psycho senza per forza collegare le due unità col bus IOM, ma facendo un passaggio sulla rete LAN della struttura. Ok? Vado avanti perché non voglio essere troppo Sì. tecnico in questo caso. Allora, cosa succede? Vi ho appena detto che quindi le luci, ad esempio, l'accensione di luci comuni è basato su Edgecycle, quindi sul supervisore. Ma questo trascende un po' il ruolo del supervisore. Quindi apro una breve parentesi. Che cosa deve fare un supervisore di un sistema domotico? Ecco, deve essere chiaro fin dal principio. Può essere solamente un supervisore che presiede alle varie funzionalità, cioè osserva dall'alto tutti i sistemi, ma non ha delle logiche fondamentali per il funzionamento, cioè ad esempio vi fa visualizzare le telecamere. Vi mostra lo stato delle luci, vi permette di spegnere le luci, ma non accende le luci la notte, oppure non controlla che la temperatura di una certa zona non sia superiore a un certo livello e fa partire i condizionatori. Okay, diciamo, ha una funzionalità solo di visione d'insieme. Oppure, come in questo caso, il supervisore si occupa di funzioni base. Quindi in questa struttura, ad esempio le accensioni notturne, i passaggi nei corridoi, quindi le luci di cortesia, gli scenari generali, anche da pulsante a muro, quindi dai pulsanti che vedete sui muri, quindi dell'edificio, sono legati a logiche scritte in Edgecycle e non sul sistema IOM. Quindi c'è un passaggio di consegna su alcune funzioni primarie da MyHome, quindi dal sistema domotico di base, al supervisore. Cosa significa? Che se il supervisore non è attivo, mancano delle funzioni importanti. Per
Per cui, visto che il supervisore è una macchina di rete e visto che bisogna essere sempre previdenti, Psycho ha una modalità in alta affidabilità, cioè lavorano due macchine contemporaneamente, quindi immaginate un personal computer con Psycho ed è il master, diciamo il capo, e un personal computer al fianco con Psycho, che è, diciamo, lo slave, il servo del capo. Se il master perde il controllo per qualunque motivo, ad esempio io vado e lo spengo, lo slave prende il controllo in pochi secondi, esattamente sono 4 secondi, e lui ha già il controllo di tutta la situazione e esegue gli stessi scenari del master e avvisa tramite email o SMS che il master ha un problema. Ok? Insisto un po' sul concetto di alta affidabilità perché è una, diciamo, caratteristica importante che ha Psycho, altri sistemi di supervisione non hanno ed è fondamentale, diciamo, non nel residenziale più semplice, un piccolo appartamento forse può fare a meno del supervisore se succede qualcosa, ma in questo caso è cruciale perché qui ci sono delle funzionalità che devono essere garantite per il buon, diciamo, per l'utilizzo, per il comfort dell'edificio. Ok, allora vediamo intanto che cosa, qual era la mole di cose da supervisionare all'interno di questa struttura. Intanto ci sono più di 1500 punti luce, più di 30 automazioni e sono stati quindi infilati nei muri 18 bus Myom. Per cui, diciamo, a livello di Myom credo che fosse quindi di questo bus della Bticino la più grande installazione in Italia quando è stata fatta. Adesso non so se nel corso di 2 o 3 anni il record è stato battuto, però era una delle più grandi sicuramente. 18 bus, immaginate come 18 piccoli appartamenti, ok? E quello che faceva H-Psycho, cioè il supervisore, era avere scenari di spegnimento e accensione di tutte le luci e scenari legati a condizioni temporali. Ad esempio, la notte le luci del viale si accendono secondo delle logiche dettate dall'orario o dalla presenza. Okay, quindi questo qui, queste sono funzioni che un supervisore deve sempre garantire. Okay. Poi vediamo se c'è anche qualche altra immagine dell'interno della struttura. Vediamo un attimo l'approccio per quanto riguarda il clima. Okay. Quando si ha a che fare con la supervisione di un qualsiasi edificio, per quello che riguarda il comfort, il clima, quindi la regolazione della temperatura, si ha sempre a che fare con più sistemi, se l'edificio è grande. Quindi, in un piccolo appartamento magari abbiamo a che fare solo con il riscaldamento pavimento o con i classici caloriferi e quindi il sistema Myom basta per fare tutto. Okay? Quindi si può installare tutto senza aver bisogno per forza di un supervisore se non per avere un controllo remoto, può essere organizzato anche in questo modo. Ma nella stragrande maggioranza dei casi il riscaldamento e il raffrescamento sono gestiti da sistemi differenti. Addirittura in questo caso non solo avevamo 59 zone clima, quindi 59 stanze differenti gestite da Myom, ma avevamo anche un riscaldamento a pavimento della Velta, comunque un classico sistema collettori a pavimento, più delle UTA, che sono delle macchine di trattamento aria che tipicamente vedete nei centri commerciali, quindi grandi macchine che abbassano, non solo fanno permettono la ventilazione, ma riescono anche a abbassare l'umidità regolare. Qui considerate che ci sono dei sotterranei di più di 1500 metri quadri e quindi bisognava per forza di cose regolare l'umidità nelle varie aree sotterranee. Quindi qui anche in questo caso il supervisore era necessario. Qual è la soluzione? O il cliente, senza supervisore, il cliente avrebbe a che fare con tanti sistemi diversi, ognuno con la propria interfaccia di comando.
Quindi, per farvi capire qual era la situazione, se non ci fosse stato il supervisore, il cliente avrebbe avuto per ogni stanza una sonda per il controllo della temperatura del pavimento, quindi un piccolo termostato a muro, un altro termostato più sonda per l'aria, il trattamento aria, ed eventualmente se aveva una UTA, quindi una macchina più grossa, un'altra ancora. Quindi immaginate in un castello dove dentro ci sono anche dei vincoli importanti e dove c'è un arredamento che di certo non tende al contemporaneo, come potevano essere, vedere come poteva, immaginate i muri pieni e ricolmi di piccoli termostati, non avrebbe avuto senso, okay, a livello estetico. Per cui, cosa succede? Queste logiche vengono prese in carico da EdgeCycle, che poi fornisce una interfaccia web o controllabile ad esempio da iPad, e le zone sono state astratte come concetto, cioè il cliente che cosa si trova? Un piccolo un'interfaccia web nella quale ha un controllo sulla temperatura, sull'umidità che vuole raggiungere, e poi lui si disinteressa di come viene raggiunto il suo obiettivo. Okay. È EdgeCycle che deve, quindi il supervisore che si prende in carico la cosa. Quindi immaginate la semplicità e la comodità per il cliente finale, che non deve valutare quale dei tre sistemi, cioè se trattamento aria, se fan coil, se pavimento sta intervenendo, ci pensa il supervisore. E questo è importante non solo in un'abitazione di questo tipo, ma anche negli uffici, ad esempio, o in altre strutture comunque con grandi metrature. Ora qui, diciamo, questo è un po' tecnico, forse io comunque ve lo spiego. Ad esempio, che cosa succedeva in questo tipo di impianto? Che, visto che c'erano 23 aree per riscaldamento a pavimento, in teoria, secondo per la progettazione di questi sistemi, bisognava mettere 23 sonde esterne. Ora, voi immaginate un castello, immaginate un torrione del castello rivolto a nord, e immaginate di mettere su questo torrione 23 scatole bianche di plastica che sono sonde di temperatura, ognuna con un filo di 50, 10, 20, 100 metri che vanno fino al proprio, diciamo, riscaldamento a pavimento. Era una cosa che la sovrintendenza aveva bocciato subito e comunque in generale il cliente non accettava una soluzione di questo tipo. Okay? Per cui è stato il supervisore ha simulato le temperature con dei ponti di resistenze leggendole da una sonda sola. Un altro tipo di trucchetto che è stato messo in atto in questa struttura, sempre sulle sonde, è una ritaratura in base diciamo, a come il sole colpiva le sonde. Quindi c'era un momento preciso della giornata durante il quale il sole colpiva questa sonda, l'unica rimasta delle 23, e sballava diciamo, la lettura. Visto che non era, diciamo, dal punto di vista estetico, giusto collocare questa sonda, cioè costruire una specie di tettoia per questa sonda, perché era, diciamo, appesa ad un torrione, in un punto non troppo visibile, quindi era giusto che fosse evidenziata da una tettoia, abbiamo semplicemente fatto in modo di scartare le misurazioni per quei 20 minuti 30 in cui il sole colpiva direttamente la sonda tramite un calcolo sulla posizione del sole fatto dal nostro supervisore. Questa cosa ci è venuta poi utile in futuro per andare in alcune abitazioni a chiudere le tapparelle esattamente nei momenti in cui il sole batteva contro, perché diciamo che questa posizione del sole rispetto all'orizzonte è assoluta durante l'anno. Quindi se io so che dai 20 ai 30 gradi il sole mi colpisce una tapparella, io posso chiuderla e
e ogni giorno sarà chiusa esattamente quando il sole andrà a colpirla. E questi sono scenari molto interessanti nell'ambito della domotica e sono sempre più utilizzati. Considerate che se voi non siete a casa, siete ad esempio al lavoro, e durante l'estate, quando c'è un irraggiamento diretto, voi avete la tapparella chiusa, si guadagnano molti gradi, quindi dentro è molto più fresco quando arrivate a casa la sera. Okay? Quindi avere un sistema che vi permette di farlo è, diciamo, è un comfort interessante. Qui vado avanti ora, qui vedete un'immagine della diciamo, zona spa, ed è proprio parlato di unità di trattamento aria, qui è ovviamente necessaria, perché immaginate una piscina di 4 metri per 4 all'interno di una struttura, cosa può, quanto può caricare di umidità la struttura stessa, che è per quello che erano necessari dei sistemi clima, da più per diciamo la l'automazione di edifici che per il residenziale. Allora, vediamo un attimo poi un piccolo, qui sarò abbastanza veloce su quello che è il networking, cioè quando parliamo di networking di cosa parliamo? Di come organizzare la rete all'interno delle strutture, di modo che si possa avere la connessione internet in tutte le stanze, non solo wifi, anche con punti di accesso direttamente a muro, quindi a cavo, il cavo Ethernet classico. E in questo caso, qual era il principale problema, la principale problematica? Erano le tratte, la lunghezza delle tratte esterne di cavo Ethernet. Quindi, in tutti i casi in cui io ho delle strutture nelle quali il cavo corre all'esterno per portare internet per più di 100 metri, devo utilizzare della fibra ottica. In questo caso abbiamo utilizzato della fibra, e qui c'è proprio un esempio, l'esempio tipico era che la distanza tra il portone e il cancello principale erano di 180 metri e il cancello doveva avere comunque una copertura per le telecamere, una copertura wifi, doveva avere un contatto per sapere quando il cancello era aperto o chiuso, e quindi è stata portata della fibra. E al cancello è stata estesa la rete in modo che si potesse leggere e comandare il cancello e leggere lo stato attraverso una, diciamo, la classica LAN, la classica rete locale. Poi, stessa cosa per quanto riguarda la copertura, è stata espressamente richiesta dalla committenza la copertura wifi wireless di tutta l'area, e quindi si parla di più di 20 ettari, e dunque sono stati installati degli access point esterni, e per ogni access point ci sono delle tratte in fibra che arrivano, e c'è una, diciamo, una piccola sottorete dove, diciamo, in questo modo si riesce a coprire tutta la superficie esterna senza problemi. Sono circa 20 gli access point esterni, e in questo modo si ha anche quello che è il fast roaming, cioè il passaggio, visto che sono access point di qualità, il passaggio da una cella all'altra è garantito senza perdita di connessione. Immaginate un po' quello che fanno i vostri cellulari. Voi quando viaggiate in macchina, in autostrada, state andando a una velocità molto alta, ma non perdete, tipicamente non perdete la connessione della chiamata sul cellulare. La stessa cosa qui lo facciamo con la wifi, cioè con la rete interna. Voi potete telefonare in VoIP, con un telefono VoIP, camminare per tutto il giardino e la telefonata vi rimane stabile. Poi vediamo un attimo altre piccole soluzioni che sono state introdotte. Per quanto riguarda la telefonia, come vi ho detto, è stato scelto il VoIP. Ora, il VoIP è uno standard ormai affermato, è un protocollo per la comunicazione di segnali audio e anche video, ed è utilizzato in telefonia per avere la possibilità di
chiamare attraverso provider che non sono più quelli convenzionali, come non so, Telecom, quelli analogici, ma attraverso internet. Visto che in questo caso, trattandosi di un castello, avevamo anche una questione legata all'isolamento, cioè era lontano dalle cabine telefoniche, ma visto che avevamo la possibilità di portare internet attraverso il wireless, quindi ponti radio, era naturale poi scegliere una telefonia che fosse VoIP, quindi non legata alla classica linea analogica. È poi interessante portare il VoIP all'interno di quello che è l'interoperabilità del supervisore. Quindi noi possiamo lanciare scenari dai vari telefoni, semplicemente digitando un codice, loggare le telefonate nel supervisore, utilizzare dei telefoni come terminali, quindi di controllo a tutti gli effetti, ad esempio visualizzare le telecamere su display dei telefoni, e avere la possibilità di telefonare in VoIP sulla linea, sulla Wi-Fi, quindi in modo wireless senza utilizzare i cellulari, che peraltro in questa zona dove è collocato l'edificio prendono molto poco. E quindi in questo caso è stato risolto un problema di copertura del GSM utilizzando e del 3G utilizzando la internet e il VoIP. Qui poi vedete uno scorcio del cortile interno, castello. E vediamo un attimo invece per quanto riguarda la multimedialità. Ormai è richiesto dall'80% dei clienti che vogliono un impianto domotico, vi chiederanno di poter controllare anche i contenuti multimediali, quindi i sistemi multimediali, e di avere possibilmente un audio multiroom, cioè una diffusione sonora della musica o diciamo, della radio in tutta la struttura. Questo ormai è tipico, ci sono anche prodotti che si comprano al, diciamo, consumer, end user e centri commerciali che fanno questo. E in ogni caso, quando si va a progettare un sistema multimediale, bisogna tenere sempre conto della semplicità, altrimenti quello che accade è avere una proliferazione dei telecomandi, cioè avere delle zone, delle aree, un theater dove ci sono 5, 10, 15 telecomandi diversi in base a tutte le periferie che sono state installate. Quindi, visto che in questa struttura c'erano delle aree, un theater principali, sono state individuate 3 aree, in queste zone ci sono delle pulsantiere a muro o semplicemente sull'interfaccia iPad di H-Psycho, si va a premere un bottone e il supervisore, cioè H-Psycho, va a controllare uno scenario intelligente in modo che la stanza di quella zona theater entri in una modalità prestabilita. Qui c'è un esempio tipico. Voglio vedere Sky. Entro e non conosco l'home theater, quindi magari sono un ospite. Ho un bottone, una pulsantiera a parete con un bottone con scritto Sky, premo, e Psycho va ad accendere l'amplificatore, va a selezionare la sorgente correttamente, va a controllare via infrarosso l'accensione del proiettore, fa scendere il teleproiettore con un'automazione che è legata al mondo della domotica, accende il decoder Sky, seleziona la sorgente corretta, il volume corretto e va a dimmerare le luci se è sera, ad esempio, quindi se c'è poca luce e vogliamo un'atmosfera più soffusa adatta per la visione. Okay. Quindi l'impatto è importante dal punto di vista del multimedia, altrimenti il cliente doveva conoscere l'esatta sequenza, cioè prima prendere l'amplificatore, il telecomando e accenderlo, poi Sky, poi il proiettore, poi far scendere il telo, capirete che diventa poi impossibile usare un theater se non lo si usa ogni giorno, okay? Se non si è esperti di quel sistema. Quindi considerato che qui ci sono anche ospiti che devono poter utilizzare i sistemi, questa è una buona soluzione. Per quanto riguarda invece la diffusione audio all'interno di tutte le altre stanze che non sono quelle principali dove c'era un theater, abbiamo usato dei player
che in questo caso qui c'è anche il tipo, diciamo, il brand, sono Logitech Squeezy, ma voi trovate in qualunque ormai centro negozio nei centri commerciali trovate diversi player di questo tipo, sono radio e player wifi, si sincronizzano con la vostra libreria iTunes e il supervisore, quello che può fare Epsych in questo caso è spegnerli, accenderli, regolare il volume, ma solitamente sono indipendenti dal supervisore tranne di scenario di spegnimento e accensione. Quindi immaginate scenario di spegnimento generale, io esco dalla struttura, il supervisore va a spegnere tutte le zone legate all'audio multiroom. In questo modo non vado a impattare anche sul consumo in watt dell'impianto audio. Ora siamo, diciamo, all'ultimo punto. Per quanto riguarda la sicurezza, è stato scelto di integrare il sistema, quindi Epsych, con la centrale antifurto, e quindi voi immaginate di avere su una interfaccia iPad, su PC, sul vostro iPhone, lo stato di tutte le zone dell'impianto antifurto, i log delle aperture dei cancelli, delle aperture delle finestre, quindi potete sapere in ogni momento quali finestre sono aperte, se il cancello è stato aperto, a che ora. Avete la possibilità, tramite il vostro iPhone, tramite il vostro tablet, di inserire e disinserire da remoto l'antifurto, quindi quando non vi trovate all'interno dell'abitazione, di includere o escludere zone, ad esempio voglio che un sensore, una finestra che lascio aperta, non suoni, non faccia suonare l'antifurto, lo posso fare. In più, tutto è stato integrato con delle telecamere IP, quindi quando parlo di telecamere IP non sono le classiche telecamere diciamo con un filo coassiale, sono macchine che lavorano in wireless o sulla rete LAN, quindi sono cablati in modo differente. E in questo caso vado qui poi a descrivere qualche scenario di integrazione possibile. Ad esempio, il cancello principale si apre, Epsych segnala che c'è stata un'apertura e le telecamere PTZ, cosa vuol dire? Sono telecamere che possono muoversi, quindi avere una rotazione, avere uno zoom, avere un movimento dall'alto verso il basso. Quindi le varie telecamere che circondano la zona del cancello, ma anche lontane perché hanno zoom, vanno a zoomare verso il cancello e registrano. In questo modo ogni volta che qualcuno ha accesso alla struttura viene ripreso. Poi, altri scenari di integrazione possibili. La struttura ha un campo fotovoltaico, quindi c'è una parte del parco dedicata dove c'è un campo fotovoltaico di grosse dimensioni, e considerato che i campi fotovoltaici vanno sempre protetti perché i furti sono all'ordine del giorno in questo tipo di installazioni, qui abbiamo installato dei sensori che sono dei sensori sonar, quindi quando c'è il passaggio di qualcuno viene individuato e anche la dimensione dell'oggetto che va a attraversare, quindi quando succede questa cosa le luci del campo si accendono, quindi come, diciamo, primo segnale di dissuasione. In più le telecamere vanno a zoomare e quindi, avendo le luci accese, ovviamente riescono anche a inquadrare meglio l'area, registrano e parte anche una telefonata ai servizi di sicurezza in automatico. Tutto questo gestito sempre da Epsych. Per concludere, poi, per quanto riguarda la sicurezza, qui c'è anche la possibilità di avere interfacce di controllo differenti per diversi utenti, cioè la proprietà ha la propria interfaccia di controllo Epsych, nella quale vede tutte le funzioni possibili. Poi in questo caso c'è una società di vigilanza che attraverso un ponte radio può avere una macchina collegata alla rete di LAN dell'edificio, nella quale attraverso un monitor vado a visualizzare lo stato dell'antifurto e le telecamere esterne. Questo è sempre Epsych che fornisce in modo sicuro,
tutto questo attraverso un accesso che è protetto da password e permette a un istituto di vigilanza di visualizzare, diciamo, lo stato di antifurto e di telecamere della struttura, solo quelle selezionate dal cliente, quindi non quelle interne, oppure alcune zone interne di antifurto non sono visionabili, diciamo solo quello che il cliente decide di far vedere all'istituto di vigilanza. E allora, qui diciamo concluso per quanto riguarda questa presentazione di questo progetto. Tutto questo progetto era già stato ampiamente documentato da un articolo che era uscito su una rivista che si chiama Home Comfort and Design, circa su 2 anni fa, un anno fa, quando abbiamo chiuso i lavori, e trovate l'articolo volendo in PDF sulla sezione del nostro sito, okay? Oppure proprio sulla rivista. E diciamo, io vi ringrazio per l'attenzione. Sì. Questa è la mia email, se volete scrivermi per domande di qualsiasi tipo sulla domotica, sul prodotto EdgeCycle o se siete interessati. E ecco, rimango qui disponibile se avete domande, non so. Sì, allora, ingegnere, innanzitutto la ringrazio per la chiarezza. Aia, un attimo. Mi sente? Sì. Sì. La ringrazio per la chiarezza dell'esposizione del progetto, sicuramente molto, molto interessante. Possiamo classificarlo come un mega progetto in realtà di domotica, no? Quindi io vorrei da lei, ingegnere, alcune considerazioni sui costi, no? Perché diciamo, adesso noi abbiamo visto un progetto che sicuramente ha comportato dei costi abbastanza sostenuti e certamente commisurati all'entità, alla qualità della struttura, anche alle funzionalità e ai servizi richiesti. Però io volevo appunto, mi sono permesso di portare un Psycho PI, sì. Proprio per poi anche illustrarlo un po' più in dettaglio, per far capire che ormai diciamo anche i costi di questi, perché quando si parla di personal computer che controlla la casa, no? Magari uno può pensare che ha in casa un computer acceso che consuma un tot di energia, eccetera, eccetera, con una serie di altre interfacce che sicuramente hanno dei costi notevoli, per cui si giustifica soltanto in talune situazioni. Invece io penso che adesso i tempi siano veramente maturi, anche grazie a Psycho, ma anche altre soluzioni, diciamo, economiche o comunque abbordabili, che possono essere calate in realtà più piccoline. Quindi dicevo, che cosa si può dire riguardo appunto a soluzioni, diciamo, economiche che possano essere sviluppate in ambiti, diciamo, anche di piccoli appartamenti o comunque di edilizia, diciamo, standard? Allora, intanto il progresso ci è venuto incontro, cioè rispetto a quello che era la situazione di una decina di anni fa, ora troviamo macchine server, quindi macchine sulle quali può essere installato un sistema di supervisione a costi che sono irrisori rispetto al passato e soprattutto con una affidabilità che comunque è buona, nonostante il prezzo basso, con una potenza che è molto buona e con dei
diciamo, impatto in termini di consumo, anche in questo caso praticamente irrisorio. Per farvi un esempio, Etsaiko Pi, quindi quello che avete in questo momento lì, è una macchina che gira su un hardware che qua, si chiama Raspberry Pi, che è venduto, diciamo, la scheda, quindi diciamo la scheda grezza senza sistema operativo, senza la configurazione, senza il lavoro poi di un ingegnere, però è venduto a $25. Quello è il prezzo. Sì, c'ho anche di ingegnere, un sistema. Cioè, la interrompo. Ho anche la scheda. Cioè, in pratica ho il prodotto finito di Xaico, che è questo. E poi c'è la scheda che è la base, diciamo, è il PC che praticamente su cui il software Xaico gira. Questa cosa qui, si chiama Raspberry, è un oggetto che ormai, diciamo, se digitate Raspberry su internet spopola, ci sono migliaia di link, di articoli, di... che è nato per scopi didattici, no? Praticamente viene, si insegna l'informatica ai ragazzini della scuola elementare in Inghilterra, no? Questo ci deve far riflettere la distanza siderale che abbiamo noi con il nostro sistema scolastico, con quello anglosassone. Vabbè, comunque, e questo oggetto qui, nato così, un po' per scopi, diciamo, molto, diciamo, semplici, anche non troppo tecnologici, in realtà erano scopi didattici, e poi si è diffuso e è diventato un prodotto ingegnerizzato, come Xaico, che ha delle funzionalità anche molto avanzate. Chiaramente il costo del grezzo dell'apparecchio senza programma è $25, appunto il costo del, diciamo, dell'apparecchio con il programma, con anche l'attività svolta, diciamo, dalla Xaico, chiaramente è un altro. Però comunque competitivo, comunque stiamo parlando di integrare in questo oggetto qui, che poi è un PC praticamente, di integrare svariate funzionalità, un po' quelle che ha illustrato l'ingegnere molto bene, ma anche tante altre in realtà. E c'è qualche domanda? Io volevo fare un'altra domanda, visto che qui ci sono alcuni giovani, oltre me, chiaramente, che magari dare delle indicazioni sul mercato, che in realtà ancora è di nicchia, io penso. Qui da noi è proprio abbastanza limitato, proprio anche, io penso, per mancanza di informazione, fondamentalmente. Non è una questione soltanto economica, ma soprattutto una questione formativa. E dare qualche indicazione a questi, un po', ai ragazzi qui in sala, sugli aspetti lavorativi, cioè quello che potrebbe essere lavorare nella domotica, quali potrebbero essere, diciamo, gli sviluppi. Allora, questo è dal mio punto di vista, il mercato in questo momento si sta un po', diciamo, tripartendo. La domotica è iniziata come mercato di lusso, ok? Non possiamo nasconderlo, per tanti anni è stata appannaggio delle classi più abbienti, non tutti potevano andare a spendere certe cifre per la domotica, e soprattutto per avere, diciamo, comportava avere un edificio che non fosse da ristrutturare, quindi per il cablaggio, cose di questo tipo, per cui comportava dei costi alti. Poi, nel corso degli anni, come tutte le cose legate all'elettronica e all'informatica, l'economia di scala, quindi più se ne produce, più scende il costo, e scende tanto, ok? E in più è cambiato anche l'approccio verso questi, c'è un po' di diffidenza all'inizio, ora sta migliorando, soprattutto che l'Italia non è forse la punta di diamante del mercato, però in altri paesi la diffidenza sta un po' scemando, un po' come era anche per l'informatica all'inizio, come era per internet, per altre cose,
Per cui in questo momento io credo che stiamo arrivando proprio alla maturazione di quello che è l'atteggiamento nei confronti della domotica. Tant'è che ieri sera Apple ha presentato il suo protocollo integrazione. Se voi andate a vedere oggi sui giornali, Apple lancia, si vede subito, vedete come notizia che oltre a presentare nuovi prodotti, nuovi Mac, sistema operativo nuovo, lancia HomeKit, che è un protocollo di integrazione che vi permetterà di gestire alcune periferiche che sono domotiche, okay? Quindi di grandi produttori come Philips, ad esempio. Quindi quello che sta succedendo nel mercato della domotica è che da un lato si va verso una domotica molto semplice, low cost, che si può acquistare nei centri commerciali e che richiede poi un supervisore o anche semplicemente è diventato smartphone, diciamo il collettore dei vari sistemi domotici. E questa sarà una domotica sulla quale probabilmente tutti avranno, e qui intendo ad esempio sistemi di diffusione audio come Sonos, quindi sistemi Wi-Fi di diffusione audio, luci, luci, lampadine Wi-Fi, quindi delle quali potete controllare la colorazione, l'accensione attraverso l'iPhone o Android o altri sistemi. Prese comandate da inserire nelle pareti che si comandano tramite smartphone, cose di questo tipo. E questo qui è un settore che sicuramente crescerà esponenzialmente nei prossimi anni, perché ci sono grossi player che sono entrati sul mercato: Apple, Philips, Samsung, Huawei in Cina, cioè grossi produttori. Quindi questo mercato sicuramente sta per esplodere. Poi tendenzialmente a livello di diciamo, per dei ragazzi che vogliono iniziare a lavorare in questo settore, chiaro, questo mercato sarà dominato da grosse multinazionali e chi ha una certa esperienza in questo settore ed appassionato potrà andare a lavorare in queste realtà. Poi c'è sempre quello che è il settore invece della domotica di alto livello, cioè l'integrazione tra sistemi, che è un po' più, diciamo, quello che facciamo noi di On Systems Consulting con Epsico, cioè progetti nei quali la domotica è fondamentale per il comfort di un edificio intero, ad esempio, non del singolo appartamento, come questo castello o come molti uffici per i quali ho lavorato, quindi diciamo complessi, oppure complessi residenziali nella loro totalità. Ad esempio un grattacielo nel quale si deve gestire l'umidità, si deve gestire l'accensione delle luci, il risparmio, l'analisi dell'energia piano per piano, cose di questo tipo. E quindi questa che non è domotica, è building automation, quindi non c'è, si passa a un altro settore. Anche questa è in crescita, un po' più lenta, perché ovviamente la crisi globale c'è e si sente. Però diciamo che negli anni non è un mercato che è andato a chiudersi su se stesso, è in lenta e progressiva ascesa, molto lenta ma c'è. Quindi quando si va adesso a progettare un nuovo, ad esempio, un nuovo quartiere, ad esempio qui a Milano abbiamo diverse nuove aree con grattacieli, si va sempre a fare un discorso di supervisione, di automazione. E in questo caso entra a far parte di questo processo la figura professionale dell'integratore di sistemi o diciamo del progettista dell'integrazione, cioè colui che già in fase di progettazione dell'architettura degli edifici va a pensare assieme allo studio d'architettura e assieme ai vari responsabili dei servizi tipo clima, illuminazione, quali sono i migliori sistemi tecnologici da utilizzare per raggiungere il risultato voluto. E questa è una figura, diciamo, un settore che credo che ci sarà per sempre, cioè quello dell'integrazione ad alto livello. In mezzo c'è, quindi tra la home automation, quindi la domotica di base, e quella di alto livello, l'integrazione per edificio, c'è tutto il settore dell'hobbistica, cioè quelli che adesso vengono chiamati makers, cioè di quelli che si divertono
a creare un piccolo prodotto o giocano con i prodotti già in commercio, cercando di creare automazioni o cose originali, lavorando un po' con l'informatica e un po' con l'oggettistica. Vi faccio un esempio, non so se conoscete Arduino. Arduino è un prodotto italiano, sono delle schede di acquisizione di segnali elettrici, quindi ho bisogno di sapere se un contatto è aperto, se una porta è aperta, lo collego all'Arduino, ho bisogno di accendere una luce da remoto attraverso un iPhone, lo posso usare Arduino, ho bisogno di conoscere la temperatura, ho bisogno di conoscere l'umidità, ok? E questo tipo di settore per makers, per hobbisti, è molto ampio e anche lì dentro c'è la possibilità di trovare lavoro. Perché per farvi un esempio, Arduino in Italia ha tante, tante aziende che lo sviluppano e quindi sicuramente ha dato lavoro a più di a 1 miliardo di persone attorno a questo prodotto. Per cui, per riassumere, questi sono i tre settori: quello della integrazione ad alto livello di edifici, quello della hobbistica. Quindi i makers, questo tipo di prodotto per quello che viene chiamato lo smanettone, quello in inglese diverte, che sono tanti però nel mondo. E base che arriverà pian piano sugli scaffali dei negozi, dei supermercati. Cioè, quindi, come ho detto, luci che lampadine che si accendono nel wifi, luci colorate, piccoli oggettini. Ma Quella che chiamano la Internet of Things, sì, e quindi Internet delle cose. sì, ingegnere, con riferimento all'ultimo, diciamo, settore, quello che magari si Sì. diffonderà di più a livello commerciale, che magari apparentemente attira di più, vorrei dire che però chiaramente non risolve, non, diciamo, non si può chiamare domotica. Diciamo, non risolve completamente tutti i problemi o tutte le funzionalità di un impianto domotico. Chiaramente dà soltanto alcune funzionalità, però abbastanza parziali, ecco, del discorso della domotica, che magari è più una filosofia proprio costruttiva dell'impiantistica e anche del modo di pensare la casa, di pensare le funzionalità della casa. No, chiaramente questo sarà il settore più grosso per motivi di ovviamente per anche chi sta lavorando, quali sono le multinazionali che sono dietro a questo settore. La questione che se vogliamo parlare di questa più che domotica è Internet delle cose, quindi fare lavorare i vari piccoli oggetti che ho nell'abitazione, ad esempio, non so, anche il forno, la lavatrice, ecco, connetterlo all'interno di quella che è la rete. La domotica rimane, diciamo, c'è una progettualità diversa, cioè quando io parlo di domotica vedo qualcosa che parte fin dalla progettazione dell'edificio, okay? Quindi richiede una figura professionale differente da quella che è il maker o da quella che è il cliente finale che va a comprarsi l'oggettino che si connette. Ed è per questo che dico che il settore ci sarà sempre un settore aperto per chi fa integrazione pura tra sistemi e per chi va a lavorare con i progettisti, quindi soprattutto con gli architetti, per fare in modo che un appartamento o a più grande livello un edificio sia davvero domotico. Cioè, fornisca davvero un comfort ed è progettuale, come ho detto, cioè qualcosa che parte da molto lontano, non è una cosa che arriva posticcia. Difficilmente voi riuscite a domotizzare un appartamento già finito e già progettato secondo standard sbagliati. Ok, quindi la domotica è questo dal mio punto di vista. Va bene, Sì. ci sono domande? Qualcuno vuole rivolgere? È un'occasione, dico, unica. Niente, la platea non risponde. Vabbè, allora,
La ringraziamo. Partito l'applauso. E niente. Vi ringrazio e la mia mail eccola qui. Se avete qualcosa da chiedermi rispondo volentieri. E buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci. Allora facciamo 10 minuti di pausa perché l'attenzione è stata un pochettino intensa per un'ora, quindi posso io. A livello appunto formativo, come poi mi era stata richiesta appunto da questi laboratori del basso della, per cui dirò delle cose un po' tecniche, magari dove le cose diventano un po' più complicate tralasciamo. Questa prima slide è un po' pubblicizza la mia società, Tecnodream, e poi c'è questo slogan, la domotica per tutti, era uno slogan che io cerco sempre di portare all'attenzione della gente per far capire che la domotica ormai è matura. È una tecnologia che può veramente entrare nella nostra, nelle nostre case, ma in tante altre situazioni. Allora, col termine domotica, il termine domotica sostanzialmente deriva da due parole, domus e informatica, e quindi sta appunto a significare questa integrazione di tecnologie, sia hardware che software, per la gestione automatizzata di una casa o anche di una struttura in generale. Quindi quando parliamo di casa in realtà possiamo parlare anche della struttura turistica, quanto del campo di calcio, quanto di qualsiasi altra struttura dove ci sono degli impianti. Allora, che cosa fa la domotica? La domotica appunto si occupa un po' di integrare una serie di cose che qui io ho voluto rappresentare. Si vede forse poco, comunque si va dall'integrazione appunto delle classiche apparecchiature elettriche che abbiamo in un'abitazione, tipo la tapparella appunto elettrica, quanto il videocitofono, quanto l'impianto di riscaldamento, eccetera, eccetera, come è già stato illustrato un po' con l'integrazione poi invece degli elettrodomestici, che in realtà ancora è, diciamocelo, ancora è ferma, no? Perché ci sono queste belle iniziative di questi colossi, Samsung, quanto tanti altri produttori anche di grandi elettrodomestici, che però si stanno ancora mettendo d'accordo. Chiaramente questa cosa durerà pochi anni e poi avremo appunto l'interfacciamento domotico di tutte queste elettrodomestici. Quindi ecco perché la domotica in realtà non la dovete vedere soltanto come aspetto impiantistico, ma andrà a integrarsi anche con appunto le apparecchiature, quelle classiche domestiche. Campi di applicazione, quindi le abbiamo viste già un po', l'ingegnere Gaffuri le ha illustrati, qui ve le ho riassunte anche per maggiore chiarezza. Quindi abbiamo il comfort, il relax, la sicurezza, sarebbe il controllo dell'impianto d'allarme, eccetera, il risparmio energetico. E qui l'ingegnere Gaffuri non ha molto parlato di risparmio energetico, ma in realtà un sistema domotico, se ben fatto,
se ben integrato, può portare a un notevole risparmio energetico. Integrazione degli impianti, integrazione delle funzioni nello stesso dispositivo, funzioni evolute ma semplici da usare, controllo e supervisione da remoto, cioè la possibilità appunto che è unica adesso, cioè non si può fare se non si ha l'impianto domotico, di poter telecontrollare, quindi usando un semplice telefono o smartphone che abbiamo tutti ormai nelle tasche, oppure un tablet, oppure un PC o qualsiasi postazione internet, di telecontrollare la nostra casa, il nostro impianto. Eventualmente poi dopo, se abbiamo tempo, alla fine vi faccio vedere il mio pannello, quello che lavora nella mia abitazione e che io posso telecontrollare tramite un semplice browser, tramite un semplice collegamento internet. E poi integrazione multimedia e intrattenimento, quello che diceva l'ingegnere sul multiroom, su tutte quelle, diciamo, sul multimedia, diciamo facilità della vita degli anziani disabili, quindi il poter creare un impianto che sia anche utile appunto agli anziani, ai disabili. E quindi che cosa in pratica posso fare, no? E queste sono, diciamo, le cose di base. In realtà poi le cose si possono complicare quante le vogliamo, dipende dalle esigenze appunto della persona, di chi è l'utente, diciamo, di questa domotica. E qui ho dato soltanto alcuni esempi: gestione di tende secondo le condizioni di luce e meteo, un po' quello che diceva l'ingegnere prima, c'è il sole basso, quindi a quell'ora il controllore domotico mi fa abbassare le tapparelle perché chiaramente diciamo riduco fortemente l'irraggiamento solare. Gestione di serramenti, gestione, illuminazione, intervento di allarme intrusione, quindi la classica reazione all'allarme, no? Se l'impianto d'allarme appunto viene attivato perché c'è un allarme, che cosa può fare la domotica? La domotica può mettere in moto una serie di altre cose, quali per esempio appunto l'accensione di luci o la chiusura appunto di serramenti o quanto altro volete, pensate, si possa fare con delle apparecchiature elettriche, con un azionamento di tipo elettrico. Poi qui si parla anche di memorizzazione di immagini, telecamere, integrazione col videocitofono, invio di SMS, di allarme, o anche termoregolazione, mantenimento diciamo delle temperature volute. Chiaramente anche qui c'è tutto un discorso, noi ancora siamo abituati, diciamo tra virgolette, ad avere un impianto di riscaldamento classico, in cui c'è una solo un termostato o cronotermostato, che dir si voglia, che diciamo lavora più delle volte come un interruttore praticamente di tipo on-off, e quindi praticamente totalmente manuale, che non fa alcun controllo diciamo delle effettive temperature all'interno dell'abitazione. Perché? Perché sta lì messo magari nel corridoio e basta. Quindi chiaramente invece un controllo puntuale su più punti, fatto con più sonde di temperatura, dove io poi posso fare anche una media, oppure posso fare delle zone, eccetera, eccetera, mi dà un controllo più preciso di tutto diciamo il clima, e quindi anche del comfort, e quindi anche del risparmio energetico, e così via. E poi vi dico altro: per esempio nelle classiche ville in campagna o anche ville diciamo residenziali, ci sono ormai tutte la gestione dell'irrigazione,
con il controllo della pioggia, eccetera, e la gestione della piscina. Cose che io posso tranquillamente fare senza andare a comprare una centralina per la piscina, una centralina per l'irrigazione, una centralina. Quindi anche questi sono tutti costi che alla fine giustificano anche il costo dell'impianto domotico, che però vengono ammortizzati dalla riduzione di apparecchiature complessivamente necessarie e anche del rame, no? Per gli addetti ai lavori si sa che per fare un impianto ci vuole dei cavi, e questo comporta sia consumo di materiale che consumo di manodopera, no? Quindi chiaramente questo discorso invece della domotica, che fa? Non toglie la manodopera, ma la sposta su un livello superiore. La sposta dall'hardware al software, cioè in pratica riduco, passando o lavorando con un bus cosiddetto, cioè con un filo che porta tutte le informazioni, non ho bisogno di tanti fili che portano queste informazioni, quindi c'è una riduzione di manodopera e di materiale, che però evolve verso l'uso, diciamo verso altri lavori, diciamo, che appunto hanno a che fare con il software più che con l'hardware. Quindi, ripeto, in soldoni posso andare a comandare qualsiasi cosa, sia elettrica, che abbia un azionamento elettrico. Allora, quando sono in casa, che cosa posso fare? Accensione di luce sulla base di scenari, sarebbe quando si parla di scenari in domotica, vuol dire con un tasto faccio una serie di cose. Quindi se vi parlano di scenari, dice la domotica X fa gli scenari, vuol dire che ci avrà una serie di tasti che, a cui sono associabili alcune funzionalità insieme. Accensione delle luci da sensori di presenza o soglia lux esterne, cioè la classica misura della luce oppure della presenza. Questo discorso della gestione della presenza è importantissima e ha molto a che fare con il risparmio energetico, con quello che è il tema un po' di questi incontri, no? Cioè, in effetti, se tutti gli edifici, anche sia pubblici che privati, avessero dei semplici sistemi di controllo di presenza, che poi si fanno con dei sensori molto economici ormai e che possono essere installati semplicemente in ogni vano, noi potremmo proprio con un sistema domotico semplicissimo tipo Xaico avere il controllo della presenza e quindi fare in modo che, per esempio, quando io vado via le luci che inutilmente stanno accese si spengano dopo un certo tempo da sole. Dice sì, ma questo lo fa il sistema X che compro qui al negozio dei cinesi. Non è quello, cioè quello lì è un semplice sensore che io vado a cablare, no? In modo permanente, a collegare in modo permanente a un impianto e che ha bisogno di una regolazione che poi magari va bene un giorno non va bene, poi accende e spegne, poi alla fine lo prendo e lo tolgo via. Invece quello che vi dico io è un'altra cosa, è cablare e rendere l'impianto appunto intelligente, rendere la casa intelligente. Cioè la casa sa la presenza, conosce la presenza delle persone e reagisce in una certa maniera, per esempio, ripeto, con il controllo delle luci, ma anche il controllo, per esempio, della temperatura interna. Se io esco e sto tante ore fuori, non ha senso che abbia una temperatura, elevata in casa e quindi conviene che ci sia un abbassamento, uno stand-by, no? Degli impianti che mi fa risparmiare sicuramente energia. Questo poi portato a livello di edifici pubblici è devastante, perché chiaramente agli edifici pubblici che succede? Io lo vedo nelle scuole, ci sono queste file di luci perennemente accese che senza alcuna funzione e quindi c'è uno spreco di denaro pubblico proprio per l'energia.
che è stimato, ci sono studi americani, diciamo, è stimato in un 20-30% della bolletta, che se poi si fate, vedete le bollette che si pagano per un comune o per una scuola, sono migliaia di euro, che sommati ogni anno diventano cose interessanti. Quello è anche un altro lavoro, l'efficientamento energetico è un altro settore che dovrebbe, nessuno ne parla purtroppo, è inerente alla domotica praticamente, però questo collegamento, diciamo, non è molto chiaro ancora. Servizi a disabili ed anziani, quindi qua ho altri esempi: regolazione automatica delle tende esterne e interne, manovra automatica e manuale delle persiane delle finestre. Pensate a una persona che è allettata, che è disabile, poter alzare una tapparella automaticamente da un telefono, da un tablet, da un sistema, ma anche da un semplice pulsante, perché poi alla fine la domotica si può fare anche semplice con un pulsante tradizionale, che però mi permette, lo posso fare perché ho l'impianto domotico, mentre nel tradizionale fare questo mi comporta tutto un rimodificare l'impianto, modificare la struttura, che tante volte non si può fare. E, parzializzazione dei carichi, qua non abbiamo detto, c'è tutto un altro settore, diciamo, della domotica, che è appunto il controllo dei consumi elettrici e la parzializzazione dei carichi. Quello che avviene spesso nelle case, dove io accendo questo, accendo quest'altro, accendo il phon, accendo la lavatrice e poi a un certo punto cade l'interruttore perché il consumo sono andato in sovraccarico, no? E questo con un impianto domotico ben fatto si può evitare, perché in realtà si può creare una disconnessione dei carichi più importanti, quelli che assorbono di più, e programmata, nel senso che se io supero di un certo livello il consumo, questi carichi più importanti vengono diciamo momentaneamente disconnessi, e quindi evito il disservizio di questa mancanza di rete per sovraccarico, che sembra, diciamo, una cosa semplice se io ho l'appartamentino con l'interruttore dietro al comodino, per cui vado lì e lo riarmo e è finito tutto. Ma immaginate in un ospedale se avviene questo, e purtroppo avviene, per chi si occupa di impiantistica sa che avviene anche questo, cioè per mancanza di appunto di per una progettazione, diciamo, non adeguata, tante volte si possono creare queste eventualità, cioè di distacco degli interruttori che può provocare anche dei danni seri. Questo può essere, per esempio, in un supermercato, un ipermercato, se si distaccano gli interruttori in modo inaspettato, può esserci un danno proprio economico. Quindi tutte queste cose, io, se controllo la potenza, non ce le ho. Se c'è un sistema intelligente di controllo della potenza, adesso purtroppo questo non c'è. E poi controllo di fughe di gas, e purtroppo la notizia è di oggi, che cosa può creare il gas e che cosa crea ormai ancora nel 2014, c'è gente che muore per la fuga di gas e per la mancanza di un'elettrovalvola che costa, non so, qualche installatore qua c'è, costa qualche decina di euro, e per un sensore che costa qualche altra decina di euro. Si muore per questo, perché se ci fosse un sensore che può essere integrato anche questo nel discorso della domotica. Allora, venendo poi al discorso un po' più didattico, formativo,
Vi provo a spiegarvi un po' tecnicamente come stanno le cose. Allora, senza la domotica abbiamo un impianto tradizionale che ha in realtà una serie di fili che collegano varie cose in modo non integrato, si dice, cioè separato, no? Quindi qui è rappresentato in modo schematico l'impianto luci è una cosa, l'impianto termico è un'altra, le tapparelle è un'altra, eccetera, eccetera. Invece la domotica appunto si basa sul bus, cioè in realtà l'osservazione qual è? L'energia io la posso portare con un unico filo, e questo è chiaro a tutti, no? Posso portare, però quello che devo portare poi è l'informazione, cioè quello che quando io accendo una luce non sto facendo altro che dire alla lampadina guarda accenditi, quindi è un'informazione. È un'informazione di tipo digitale 1-0, cioè quando accendo si accende, quando spengo si spegne, e quindi è però un'informazione che io posso portare attraverso un filo unico. Quindi il vantaggio qual è? Che invece di avere tanti fili per ognuna delle lampadine che io devo accendere, posso portare un unico filo l'energia e con un unico filo queste informazioni su tutte le lampadine. Questo è un po' in breve. E ci sono qui appunto le varie soluzioni tecniche per fare questo. Allora, diciamo che appunto negli anni si sono sviluppati tanti sistemi domotici, per chi è del settore lo sa, ci sono tante ditte, in primis Bitigino che è la più importante, la più grossa a livello italiano. Ma poi tante altre, tutte bellissime, ognuno ha i suoi sistemi, però alla fine qual è stato lo scoglio? Lo scoglio è stato il costo, no? Inizialmente i costi di queste cose erano proibitive. E l'altro, è un fatto culturale, è un problema culturale. Chi installa, chi progetta. Chi non riesce a trasmettere al cliente finale, a chi costruisce, a chi diciamo all'utente, la necessità di utilizzare queste nuove tecnologie perché si appoggia meglio sulle tecnologie più diciamo tra virgolette collaudate a livello mentale e quindi non le utilizza o le utilizza poco. E chiaramente c'è da dire che c'è una difficoltà in effetti a usare una tecnologia. Noi adesso usiamo tutti gli smartphone, eccetera, ma ricordiamoci per chi è più anziano che cos'era 10 anni fa il telefono e che cos'era 20 anni fa, non c'era proprio. E quindi abbiamo utilizzato queste tecnologie e le abbiamo acquisite. Ci sembra ormai cosa normale, anche se certe volte si hanno delle reticenze, no? Anche nell'uso della tecnologia. E quindi diciamo che qui io vi faccio vedere alcune soluzioni. Il bus è stata la croce e delizia di questa domotica. Perché? Perché il bus può essere appunto distribuito al massimo oppure concentrato. Che significa? Che cosa voglio dire? Voglio dire che se io voglio fare una domotica proprio quella più apparentemente più semplice anche da installare, devo necessariamente mettere elettronica dappertutto. Cioè significa che un tasto deve essere elettronico, una lampadina deve essere elettronica. Qualsiasi cosa che io devo comandare deve avere a bordo un'elettronica apposita. È un po' il caso di Bitigino. Bitigino vi fa la domotica così, vi mette l'elettronica dappertutto. Chiaramente mettere dell'elettronica, mettere un'interfaccia per ogni cosa ha dei costi, perché devo appunto produrre un prodotto, devo ingegnerizzarlo, devo spiegarlo, eccetera, eccetera, e quindi ha dei costi. Per cui poi sono nate varie soluzioni, appunto per evitare e per diciamo dare delle soluzioni
alternative a questa domotica sono state sviluppate, per esempio, delle architetture centralizzate, diciamo più concentrate, e poi magari lo chiariamo ancora meglio questo concetto, e architetture invece tutte distribuite, tipo quella della Ticino. E chiaramente ci sono i pro e i contro di entrambe le cose. Vedete, nell'architettura quindi distribuita, noi abbiamo tanti apparecchi collegati insieme, chiamati, poi c'è una slide dopo, chiamati sensori ed attuatori, cioè sono delle apparecchiature elettriche che interagiscono tra loro per comandare e per... diciamo per comandare appunto tutto l'impianto elettrico. Oppure c'è l'architettura centralizzata, un po' quello che diceva, illustrava prima l'ingegner Gaffuri della Xaico, cioè c'è un supervisore, un controllore principale, qui raffigurato come un PC, ma in realtà abbiamo visto questo è un PC, questo che vi ho fatto vedere prima è un PC, no? Quindi ormai non dovete vedere più il PC come questo che ho davanti, ma lo dovete vedere così quando parlo di PC. E quindi questa architettura centralizzata prevede che questo controllore abbia delle funzionalità più o meno diciamo spinte di controllo dell'impianto. E allora, i vantaggi della distribuita. Ci sono tanti vantaggi, ogni dispositivo ha una sua intelligenza a bordo, è in grado di funzionare in modo indipendente, quindi l'affidabilità, no? Un po'. Tutti i dispositivi sono collegati a una stessa linea, che è spesso utilizzata anche per alimentare gli stessi. Non esistono componenti vitali, teoricamente, nel sistema, tranne che gli alimentatori, che non è poco, perché queste sono proprio le motivazioni. Quando si va in un convegno della Ticino, ti dicono così, è tutto bello, preciso, funziona tutto, tutto è distribuito, però c'è un piccolo inghippo, gli alimentatori, è una cosa molto semplice, se l'alimentatore si rompe, chiaramente come tutte le apparecchiature, cade l'impianto e chiaramente si può bloccare anche quello, quindi non è che questa distribuzione di queste apparecchiature crea un sistema infallibile, ma in realtà sono sistemi che diciamo abbastanza seri, che quindi non, di solito non creano alcun problema. E quindi io vi illustro brevemente appunto un esempio di domotica MyHome, appunto di Ticino. Giusto per darvi un'idea di che cosa è, queste immagini sono pure un pochino datate, ma il concetto è ancora questo. Ci sono appunto, come vedete, per esempio qui dei dispositivi di automazione, che sarebbero dei comandi, dei pulsanti, ecco, forse qui si vede meglio, ecco, magari questa è più chiara, ci sono dei pulsanti per alzare e abbassare le tapparelle, che vengono proprio collegati fisicamente tramite un filo, che è un doppino chiamato, cioè sono due fili semplici, che corre per tutto l'appartamento. Quindi a livello impiantistico c'è una riduzione forte di rame, perché invece che portare avanti tanti fili che girano nelle cassette, praticamente c'è questo filo unico chiamato bus, però tutto quello che vedete è elettronico, quindi ogni apparecchiatura che c'è non è un semplice pulsante da 2 euro, ma chiaramente ha un'elettronica a bordo e quindi un suo costo. Questo qui che vedete è l'alimentatore, è raffigurato l'alimentatore, perché questa è la filosofia un po' del collegamento di Ticino. Ci sono tanti altri sistemi. Questa invece è l'automazione di BuyMe, della Vimar, quindi ci sono tante altre case che fanno domotica, un po' tutti stanno producendo il loro sistema. Anche lì poi vedremo che in realtà stanno cercando di mettersi d'accordo sul sistema, sui protocolli cosiddetti,
e questa è una cosa buona anche per il mercato della domotica. E qui, come vedete, non cambia granché il discorso, c'è sempre questi due fili che viaggiano in tutto l'impianto e tutte queste belle apparecchiature che vengono interconnesse tra loro. Se ci sono domande mi fermate tranquillamente. Allora, qui c'è un esempio di antintrusione, sarebbe un impianto proprio d'allarme, sempre con lo stesso sistema, che fa capo poi a vari alimentatori, la sirena d'allarme, eccetera, eccetera. Allora, e qui magari vi posso un attimino illustrare qualcosa di più tecnico, senza però scendere nel particolare, perché penso che non sia il caso, i protocolli e gli standard. Cioè, parliamo un po' di come avviene questa trasmissione delle informazioni all'interno di questo bus. Il bus sono due fili dove viaggia della tensione elettrica, però questa tensione elettrica viaggia con certe norme chiamate appunto protocolli e standard. E protocolli che diciamo fanno parte nostre abitazioni. Per esempio l'Ethernet è una parola strana per dire il protocollo delle reti, di questo che sto usando adesso io, cioè delle reti per andare su internet, no? Mentre gli altri sono un po' più sconosciuti. Quindi CAN è un protocollo che si usa, che voi anche utilizzate tutti i giorni quando salite in macchina, perché è il protocollo domotico delle auto. Ah, questo non l'ho detto, l'automotive è la domotica nell'auto, che ormai è entrata. Attualmente voi utilizzate delle auto che hanno la domotica. Perché? Perché tutte le funzionalità, elettroniche nell'auto viaggiano su un bus che è un CAN bus, cioè su un filo con il protocollo CAN. Poi c'è questo KNX, che è un protocollo molto importante a livello di domotica, è uno di quelli utilizzati da Piticino e da altri colossi della domotica, che è simile all'Ethernet, in realtà è un Ethernet fatta apposta per la domotica. Però io sono non scettico, dico che l'Ethernet in realtà alla fine vincerà tutta la battaglia o la guerra per il predominio del discorso della domotica, e quindi molte cose andranno in Ethernet. E poi infine c'è questo Modbus, ve lo dico perché è quello che poi utilizza il mio sistema, quello che ho realizzato io, che è un protocollo a livello industriale. In realtà il Modbus esiste da 30 anni e si utilizza moltissimo nelle aziende industriali, e nessuno lo conosce se non negli addetti ai lavori. E qui io poi faccio, il quadro C, andiamo avanti, io qui ho preso qualcosa anche da internet, sono le cose che vi ho già detto. Ethernet, sicuramente quello più interessante è l'Ethernet. Perché? Perché è il protocollo più diffuso. Ormai la rete Ethernet, sia wireless che cablata, eccetera, eccetera, bene o male c'è già. O comunque nessuno si sognerebbe di fare una casa moderna, nuova, o una struttura, eccetera, senza un'infrastruttura di rete, che sia o wireless o cablata. Due paroline sul cablato e sul wireless. Il cablato è sempre fondamentale, secondo me, cioè avere dei fili di rete passati nell'impianto è una cosa buona. Quindi chi progetta, chi realizza, eccetera, chi si deve fare la casa, consiglio questo. Pensate sempre di mettere qualche filo di rete in casa, perché è sempre utile. E qui poi c'è un approfondimento sull'Ethernet che però non vi risparmio. Il KNX, ritornando al KNX, è
tanto perché si parla più di domotica, vi dice, le fonti diciamo informative vi dicono, è l'unico standard aperto per tutte le applicazioni di building automation e domotica e illuminazione, controllo di apparelli, eccetera, eccetera. Ed è nasce da una serie di produttori di domotica che si sono messi insieme, hanno fatto questo standard. È abbastanza importante perché molti di queste apparecchiature appunto funzionano col KNX, però non è un ostacolo, cioè nel senso, per esempio, il supervisore Xaico riesce a connettersi a questo KNX e quindi in realtà è sempre possibile l'integrazione, l'importante è saperla fare. E il modo base, appunto, qui spendiamo altre due parole, è un protocollo appunto di comunicazione creato nel 79 e nasce in ambito industriale. È un protocollo che si utilizza per i cosiddetti PLC. PLC, anche questa è una parolaccia per addetti ai lavori, è un apparecchio di controllo che si usa moltissimo nelle industrie e che ormai ha una tecnologia abbastanza collaudata. Sono molti anni che si usano i PLC e sono apparecchiature abbastanza affidabili perché nascono per stare in ambienti severi, no? Dove c'è umidità, dove c'è calore, dove c'è grandi sovrattensioni o comunque possibilità di sovrattensione, e quindi praticamente sono tecnologie abbastanza affidabili, ecco. Dire uso un PLC per in casa, lo posso fare? Sì, anzi, è sicuramente molto più affidabile di una qualsiasi apparecchiatura elettronica che voi avete di tipo consumer. Perché? Perché è fatta per l'industria, è creata, è un prodotto che nasce per andare nell'industria. Però si è diffusa adesso con l'abbassamento dei costi. Si chiama Home PLC, appunto, una tecnologia che prevede l'uso di questi PLC anche in ambienti domestici o quanto in ambienti appunto non propriamente industriali, proprio perché i costi sono abbassati e le tecnologie sono mature. Allora, qui poi parlo un po' dei sensori ed attuatori. Tanto per farvi capire che quando si parla di sensore e di attuatore di che cosa stiamo parlando. I sensori sono sensori di luminosità, temperatura, velocità del vento, pioggia, fumo, gas, CO2, una cosa che, no? CO2 che si può sviluppare quando ce ne sono fiamme libere, liquidi, qualità dell'aria, intrusione, presenza di rottura, vetri in movimento, livello, portata, consumi, misuratori, eccetera, eccetera. Cioè tutto ciò che mi dà delle informazioni di ingresso, cosiddette di input, no? Invece attuatori sono tutte quelle cose che mi comandano le apparecchiature elettriche. Quindi un attuatore, per esempio, è un attuatore di tipo on-off, un classico relè cosiddetto. Il dimmer, quello che fa la luminosità più alta, più bassa, le serrande, un attuatore per serrande e tapparelle, che poi in realtà è sempre un relè, ed è il relativo motore, attuatori per il riscaldamento, per il condizionamento, eccetera, eccetera. Poi qui si entra anche in altre cose un pochino più complicate, quali protocollo DALI e DMX, che diciamo hanno a che fare con impianti più complessi. E qui poi un po' riassumo tutto il discorso. Non c'è soltanto il bus come soluzione in realtà, no? Per fare la domotica. La domotica, come dicevo prima, è una filosofia di vita più che una tecnologia standardizzata. E la domotica è l'integrare ciò che abbiamo e renderlo automatico. Questo dovrebbe essere per me il concetto.
purtroppo ancora concetto che non è entrato in mente alle persone, agli operatori. Perché domotica lo posso fare con tutto, c'è il cavo bus, c'è le onde convogliate, cioè se io non voglio passare il cavo bus, addirittura si può utilizzare lo stesso impianto elettrico come veicolo delle informazioni per la domotica, quindi praticamente non uso fili, ma uso, però anche quello poi presuppone dell'elettronica che interpreta queste onde convogliate. La fibra ottica, il cavo coassiale, eccetera, eccetera, la radiofrequenza. Ci sono sistemi domotici che usano solo il wireless. Lo Z-Wave è uno dei sistemi utilizzati dalla Vitrum. La Vitrum è la domotica, quella, non so se l'avete vista mai, con i tasti di vetro bellissimi che si illuminano, che costano un occhio della testa. Quelli lì si interconnettono tra loro semplicemente via radio. Chiaramente qualcuno dice, ma io quindi in casa ho tutti questi rigetrasmettitori? Sì, ho tutti questi rigetrasmettitori, però questa è una filosofia, appunto, è una tecnologia che però chiaramente permette di fare della domotica anche in un'abitazione che non nasce con l'impianto domotico, no? Perché basta sostituire gli interruttori. E poi c'è questa nuvoletta, l'Ethernet, che è quello poi che io propongo come soluzione. Cioè, in realtà io voglio, sono convinto che poi uno dei bus più diffusi è quello che sarà una delle soluzioni della domotica più diffusa, è l'Ethernet. Allora, i dubbi dei tecnici sulla domotica. È difficile orientarsi sul mercato, senza adeguate conoscenze sui prodotti, sulle soluzioni possibili. I sistemi domotici sono abbastanza complessi e serve un certo addestramento per imparare a programmarli. I costi dei dispositivi sono ancora troppo elevati. I grossisti italiani non tengono i materiali in magazzino, eccetera, eccetera. Quindi praticamente queste cose sono poi quelle che hanno frenato un po' il mercato, no? Chi lavora nel settore e non vuole rischiare. E allora, chiaramente, già c'è poca informazione, poi se poco a poco un cliente chiede l'impianto domotico, il tecnico che chiaramente per mancanza di spesso di preparazione o anche di volontà di affrontare cose nuove, perché giustamente magari per motivi economici eccetera eccetera non può diciamo affrontare questo tipo di preparazione, chiaramente tende un attimino a non introdurre queste tecnologie o comunque a scoraggiare, magari facendo un prezzo anche più elevato. E dubbi, poi, queste altre cose che che hanno frenato la domanda, sono i dubbi della committenza, no? Alla percezione di una cosa complicata e costosa, è influenzato da una pubblicità spesso fuorviante, mercato giovane senza riferimenti consolidati. In realtà non esiste, si è detto pure in precedenti incontri, questo è il problema della casa, è che non esiste una multinazionale che produce case. Esiste un insieme di aziende e un insieme di persone che fanno la casa, no? E quindi alla fine è un lavoro artigianale, no? È un lavoro artigianale, se ci pensate, e quindi nessuno ha la capacità diciamo di Samsung di pubblicizzare la domotica. Se Samsung domani facesse le case prefabbricate, le facesse con la domotica, tutte le compreremmo. Perché? Perché saremmo influenzati dalla pubblicità, cose che non si può fare perché la casa è, in realtà non c'è un unico soggetto che produce le case, specialmente da noi. Quindi, mentre nell'automotive questa cosa è avvenuta, perché? Perché ci sono le grandi aziende, mega aziende, che hanno investito in automotive e l'hanno introdotta. E noi adesso è chiaro che non ci sogneremo mai di comprare una macchina senza i vetri elettrici, l'aria condizionata, il navigatore satellitare, l'accensione elettronica e così via, l'ABS, eccetera, eccetera. Tutto quello è domotica, è praticamente domotica. Noi l'accettiamo, l'abbiamo presa così
E chiaramente poi l'abbiamo apprezzata e non faremo un passo indietro sicuramente. E questo purtroppo nell'abitazione non è avvenuto. E poi paura di affidarsi terre senza competenze, legame inscindibile con un costruttore installatore, se si guasta il pezzo X che cosa succede al mio impianto, paura e rischio di obsolescenza. Cioè l'impianto diventa vecchio dopo un certo numero di anni. Noi siamo abituati l'impianto elettrico a vederlo come una cosa eterna, ma questo, guardate, non è così. L'impianto, gli stessi fili elettrici hanno una durata media di 20 anni. Dopo 20 anni noi dovremmo tirare via tutti i fili e cambiarli, perché gli isolamenti sono saltati. Però noi siamo abituati a tirare avanti anche per 50 anni, no? Le case delle nonne sono un esempio tecnico di quello che avviene, perché dici funziona, si accende. Che si accende l'impianto, poi si accende proprio che prende fuoco, questo è. Quindi attenzione al concetto, basta che si accende, perché poi... Quindi poi, vabbè, la committenza vi chiede tante cose, ci sono tante cose sul mercato, Gavis, My Home, eccetera, eccetera. E qui ci sono i sistemi aperti, i sistemi proprietari. E stiamo in orario, no? Altri 10 minuti, no? 10 minuti, un quarto d'ora, posso procedere. E allora, sistemi aperti e sistemi proprietari, che cosa vuol dire? Sistemi che offrono maggiori garanzie di continuità nel tempo, garantiscono una buona indipendenza dal costruttore, sistemi collaudati, affidabili, flessibili, scalabili, conformi alle normative, attraggono facilmente gli sviluppatori open source, eccetera, eccetera. Cioè c'è tutto un mondo dell'open source cosiddetto che sta facendo passi da giganti. In realtà si stanno creando, se voi fate una ricerca su internet di sistemi domotici open source, con la parola open source, si sta creando proprio una comunità di persone che stanno sviluppando sistemi, hardware e software, a costi proprio zero praticamente, con sistemi appunto che si trovano già sul mercato abbastanza abbordabili. Un esempio è quel Raspberry che vi ho fatto vedere prima, quel PC, mini PC, da $25. Su quelle piattaforme, come anche Arduino, quello che ha... Sì, sono state sviluppate dei sistemi, chiaramente non troppo ingegnerizzati, non troppo tecnologici. Se lo proponiamo a un tecnico, una cosa... Chiaramente storce un po' il naso, dice no, vabbè, ma non è affidabile, poi l'ha fatto quello, poi magari domani si guasta... Sono tutte cose giustissime, però in realtà da queste cose poi stanno nascendo delle cose abbastanza affidabili ed economiche, quindi questo è il concetto. Cioè Google ha preso Arduino come sua piattaforma per la domotica, quindi cioè cose nate così per gioco, diciamo tra virgolette, poi in Italia, perché Arduino è stato realizzato da un ingegnere italiano di Torino, praticamente, e poi si sono diffuse a livello mondiale. Quindi non è vero che l'artigianato, diciamo, digitale è relegato a un giochino per smanettoni. In realtà è un qualcosa che ha un fondamento molto importante e che sarà il motore del futuro. Cioè il futuro, la produzione mega non ci sarà più, perché avremo la produzione del singolo pezzo, la produzione mirata, la produzione artigianale, però con questo artigianato digitale, però è un discorso un po' più ampio. Sistemi proprietari. Sistemi proprietari sono classici sistemi, Pticino, Gavis, eccetera, eccetera, le grandi compagnie. Chiaramente hanno installazione semplificata, perché? Perché la Pticino ti prende gli installatori, ti fa il corso, ti fa la pubblicità, ti fa la documentazione, eccetera, eccetera. Però costi chiaramente elevati. Io devo coprire questi costi, quindi chiaramente diventa un prodotto di elite. E così via, e non fa diffondere la tecnologia, perché la tecnologia per essere vera tecnologia deve essere per tutti, no?
non l'ho detto io chiaramente questo. Allora, quindi veniamo a questo punto, ultimi 10 minuti, alla soluzione SISOM, quella artigianale, cioè quella, tra virgolette, da me realizzata, con l'integrazione, mediante l'integrazione di cose che stavano, che stanno sul mercato sostanzialmente, e con un certo lavoro di programmazione, diciamo, di software, che chiaramente dà valore aggiunto a quello che uno può reperire su internet. Chiaramente è una, non è un, anche questo non è un giochino fine a se stesso o a livello didattico, ma in realtà funziona, e funziona su, già su alcuni impianti in zona, e l'hanno utilizzato anche altri impiantisti, utenti, eccetera, eccetera, e quindi è una soluzione in realtà che io chiamo domotizzazione dell'impianto tradizionale. Non è una domotica spinta al massimo, ma in realtà è una domotica che vuole risolvere i problemi principali, no? Dare una soluzione ai problemi principali. Quindi è un sistema aperto, architettura semidistribuita, il concetto è quello. Cioè, la semidistribuzione, la troppa distribuzione, chiaramente sì, bellissimo, ma c'è un costo. Tutto concentrato, cioè avere un unico sistema da cui si dipartono tutti i fili, anche quello ha un costo in termini di lavoro. E quindi una soluzione a metà, la semidistribuita, cioè c'è in realtà un po' c'è qualche controllore domotico e poi ci sono alcune apparecchiature intelligenti. Semplicità di installazione e programmazione, affidabilità certificata, flessibilità, costi contenuti, facile integrazione all'impianto tradizionale. Il concetto che, cioè, mi sono, diciamo, posto io era che cosa fare di tutti gli impianti tradizionali, cioè possiamo veramente proporre un cambio completo di tutto il tradizionale? Non è possibile. Allora, come si può domotizzare qualcosa di tradizionale? Allora, e qui che cosa posso fare col sistema? Gestire un'unica interfaccia grafica, pannello touch, le principali apparecchiature, luci, tapparelle dell'impianto, automatizzare a tempo in base a particolari eventi la gestione degli impianti, alzo le tapparelle a quell'ora, le basso quell'altra ora, eccetera, eccetera. Telecontrollare a distanza tramite connessione internet tutte le funzionalità domotiche disponibili, realizzare risparmi e contenimento dei consumi energetici, misura dell'energia, gestione di scenari, eccetera, eccetera. Allora, l'architettura, e qui veniamo alla soluzione che ho dato io alla questione. Ho utilizzato un PLC industriale, quindi in definitiva quello di cui vi parlavo prima, un apparecchio super collaudato, che lavora nell'industria da anni e quindi nella nostra casa sicuramente è a posto. Si guasta il frigo, si guasta l'allarme con il fulmine, ma quello non si guasta. Perché? Perché è protetto da sovrattensioni di origine atmosferica, eccetera, eccetera, e lavora nell'industria, no? Ed è, vedete, quell'apparecchio lì che si chiama CPU. In realtà è un apparecchietto che ha un attacco DIN per gli addetti ai lavori, un attacco praticamente va nel quadro elettrico di casa, e poi ci sono alcune interfacce che sono quegli apparecchi là, vedete, modulo di I/O digitale, vuol dire di ingresso uscita digitale, modulo analogico lì è raffigurato, dei moduli remoti. Ecco, questa c'è la distribuzione, cioè io riesco con due fili, tipo il bus, a portare su un apparecchietto di quel tipo lì, quello lì nero a sinistra, a portare delle informazioni di in-out e quindi a risparmiare del rame e anche del lavoro. Quindi un esempio, io ho in campagna da fare un grande giardino con 10 linee elettriche, con 10 separate,
Per chi non sa come devo fare, devo necessariamente portare avanti e dietro dei fili molto grossi e molto lunghi e anche costosi, ma costosi non solo in termini di costo del rame, ma anche in termini di lavoro meccanico da fare, di scavi che devo creare, di tubazioni, eccetera, e quant'altro. Questa cosa si può fare in modo molto più semplice con un sistema del genere, con quelle unità di I.O. Remote, cioè io gli porto l'unità in una cassetta chiaramente isolata dall'acqua, attenuta, eccetera, eccetera, e lì porto l'energia e porto un semplice doppino molto piccolo, pochissimo costoso, che comanda quell'unità, e quindi le linee vengono comandate non dalla casa direttamente, ma da quell'apparecchietto. Poi vabbè, ci sono tanti altri sensori, lì vedete raffigurato una sonda di temperatura digitale, si vede pochissimo, e un relè. Il relè che utilizziamo in questo sistema, e sono relè a bassissimo costo che si trovano normalmente in commercio. Sì, i relè si possono usare, i relè Fender, quelli poi con lo zoccolo DIN, e quindi metterlo su guida DIN. Oppure relè a stato solido quando necessario. Comunque è la stessa tecnologia di Bitticino, cioè se noi apriamo una scatoletta di Bitticino, che è un attuatore di Bitticino, noi troveremo all'interno un relè che può essere o meccanico o a stato solido. Alla fine è sempre quello, non si può fare diversamente. Allora, i costi, qui era un'idea dell'anno scorso, però più o meno stiamo lì, e qui facevamo proprio a spanne, cioè un discorso molto diciamo un teorico, chiaramente poi si scontra con la realtà pratiche ed impiantistiche, perché fare un preventivo di costi chiaramente va fatto sul posto, sul luogo. Però qui si parlava appunto di un impianto base, 8 linee di illuminazione, 4 zone di tapparelle, sarebbero, io posso per esempio suddividere la casa, tapparelle lato nord, lato sud, lato est, in 4 zone, per cui comandarle non proprio tutte una a uno, ma a gruppi, no? Poi controllo clima, caldaie, allarme, gestione di 5 cari di consumo energetico, sarebbe, io posso monitorare il consumo di 5 linee, gestione 3 sensori di temperatura digitali, un sensore di corrente, un sensore di pioggia. Che cosa serve il sensore di pioggia? Quando piove semplicemente posso far abbassare per esempio le tapparelle. Pannello touchscreen di interfaccia, è semplicemente un computer touchscreen come questo praticamente, che io posso appendere se voglio di varie dimensioni, ma in realtà adesso abbiamo superato questo tipo di soluzione, perché possiamo usare il tablet, quindi ormai i costi dei tablet sono abbassati tranquillamente, posso anche appendermi un tablet direttamente sempre acceso se voglio, oppure accenderlo quando mi serve. E software di gestione, interfacce della CPU, consulenze eccetera eccetera, si parlava di un costo indicativo chiaramente 2000 euro, cioè all'impianto tradizionale aggiungendo 1500-2000 euro possiamo già parlare di domotica, che chiaramente su un investimento magari per fare una casa che costa 150-200 mila euro, le 2000 euro in più è niente. E quando dà un valore aggiunto all'abitazione, sì, in dubbio, cioè chiaramente qualifica proprio l'abitazione.
Allora, ci sono due, in pratica, il web server, questo qui è in Java, e l'ha detto anche l'ingegner Gaffuri prima, è in Java HTML5, però è poi customizzabile. In realtà io non intervengo nel Java, ma vado a intervenire sul loro ambiente operativo del, ed è una cosa fattibile anche da un normale, diciamo, da uno che ha un po' di esperienza in informatica. In realtà anche lo stesso utente potrebbe customizzarsi un pochettino l'interfaccia, non è una cosa difficile. Da una pagina web uno può modificarsi anche addirittura l'interfaccia. Questo è la CPU, il supervisore. Mentre il PLC ha un suo programma, chiaramente, che ho sviluppato io nei linguaggi standard per PLC, ladder e ST, sì, sono linguaggi, e sono quelli standard, diciamo, niente di complicato. E allora, alcune domande su questo sistema, no? Perché uno può dire, vabbè, l'hai fatto tu, quindi è locale, quindi quando le cose sono locali, artigianali, no? Non sono buone. Invece non è così, perché il sistema è a norma, e ve lo dico io, perché dici no, è a norma, sì, perché in realtà io uso tutta roba che è certificata, perché il PLC è marchiato CE, è regolarmente utilizzato nelle industrie, quindi figurarsi se non può andare in un impianto elettrico normale. Tutti gli attuatori, i relè di cui parlavamo prima, sono materiale elettrico che si trova marchiato e che si trova nei negozi di materiale elettrico, quindi io non uso cose diciamo artigianali fatte col saldatore, ma sono cose che possiamo andare ad acquistare in normale negozio di materiale elettrico. Quindi se la CPU viene meno, che cosa accade? Se fra 2 anni devo sostituire il PC, come faccio con il programma, eccetera, eccetera? Se il PC si spegne, cosa accade? Il sistema è soggetto negli anni ad usura, come la mettiamo con i fulmini e gli sbalzi di tensione? Ho già più o meno risposto a tutte queste domande, però riepilogando, il PC in questo caso era il pannello di controllo, e in realtà si può spegnere, perché il supervisore funziona sul web server, cioè è quell'apparecchio che sta continuamente in funzione e che ha le funzionalità di supervisione. Poi, riallacciandomi al discorso dell'ingegner Gaffuri, l'ingegner Gaffuri prima ha spiegato, chiaramente non so se è stato un po' compreso, il discorso che questo Axaico può fare delle funzionalità più o meno a basso livello, che vuol dire? Cioè occuparsi proprio delle cose più semplici, quali accendo la luce e la spengo, oppure delle cose più complesse, lasciando le cose più semplici all'hardware, all'elettronica che c'è, con cui si collega questo apparecchio. E io ho fatto questa scelta. In realtà nel mio sistema le luci, tutto ciò che è di vitale importanza, viene comandato dal PLC, quindi è il PLC che ha la sua intelligenza in locale, e quindi non può avvenire nessun problema. Di fatto io ce l'ho in funzione su più impianti, e fino adesso il PLC non si è mai bloccato, cioè non è mai successo che l'accensione è fallita perché, oppure si è bloccato. Quindi fenomeni o problemi del PLC non ce ne sono. E mentre quello che può accadere è che il supervisore, chiaramente, se si stacca un filo di rete, oppure se c'è un conflitto di rete, il supervisore potrebbe anche dare i numeri. E quindi per questa precisa scelta io non ho demandato al supervisore, cioè all'apparecchietto, le funzioni vitali, ma soltanto quelle più complesse. Parliamo per esempio della timerizzazione, no? L'accensione delle luci, eccetera, a una certa ora, oppure alzare le tapparelle. Tutte quelle funzionalità sono distribuite, diciamo, all'interno del supervisore. E i fulmini, proprio storicamente, ce l'abbiamo già installato da 2-3 anni anche in campagna, dove classicamente ci sono fulmini e cose, non è mai successo nulla.
Se devo sostituire, allora in realtà il software è garantito anche dalla Xaico, perché è una ditta che produce quel tipo di cosa, e il software del PLC può essere anche dato in uso, diciamo, chiaramente con delle protezioni per i diritti d'autore, all'utente, che può con una semplice SIM, praticamente è una SIM tipo quella delle macchine fotografiche, andare a sostituire. Quindi il programma sta in realtà su una SIM, memory card, scusate, e anche il PLC si può sostituire praticamente, perché è un apparecchio che viene sostituibile. E quindi qui un po' ci sono le risposte, ma è il discorso che vi ho fatto un attimino. Allora, io direi che più o meno... Ah, sì, vediamo un attimino se riusciamo a fare, come avevo promesso, il collegamento. Però io chiaramente non ho gli occhiali. Quindi adesso lei mi aiuterà a digitare. Un attimino. Come prima, praticamente. Stanno portando gli occhiali addirittura. Mi portano gli occhiali, grazie. Beh, e poi dovrebbe esserci pure anche Allora, in pratica, questo è il web server installato nel mio ufficio, servizio un po' dell'ufficio, della casa, eccetera, che è praticamente su internet. È un pannello, quindi, che io posso richiamare sia a livello, sia tramite il telefono. Io c'ho il link salvato sul telefono, c'ho il link salvato sul tablet, su un PC, quindi da dove mi trovo. Chiaramente c'è un link internet fisso in funzione, no? C'ho la DSL, diciamo. E da qui io posso gestire praticamente tutta l'abitazione. Quindi, per esempio, qui sempre velocemente è stata realizzata una piantina, non so se si vede troppo, comunque qui è molto più evidente, è quindi la piantina della casa con la possibilità di accendere, io adesso fisicamente, penso non ci sia nessuno in casa, spero. Ma comunque mi diverto io, ogni tanto c'è mia moglie che ormai è abituata, quindi guardo in casa perché ho anche le telecamere e accendo e spengo così per divertimento, da scuola, vabbè, cose che cazzo. E quindi adesso praticamente sto accendendo e spegnendo, vi assicuro che aprire proprio la telecamera non mi va. Però fisicamente sto effettuando l'operazione in remoto. Quindi questo è... tutta questa cosa è customizzabile, che significa che uno se la vuole fare come vuole, se la può creare. Chiaramente io ho dato una impostazione, no? Quindi c'è la gestione appunto delle luci, quindi poi ce l'ho le luci con i pannelli, eccetera.
C'ho le timerizzazioni delle luci, cioè qui c'ho, non si vede poco, ma c'ho la possibilità di creare delle accensioni programmate, spegnimenti, eccetera, eccetera. E il clima, e qui ho messo tre sonde, pure messe un po' così, però io con questo lavoro, faccio lavorare il mio impianto di riscaldamento. Quindi io da qui posso aumentare, diminuire e quindi far partire la cosa. Oppure ci sono i profili di temperatura. Qui addirittura dovrebbero esserci le statistiche, no? delle temperature rilevate nelle giornate. Quindi posso fare anche un po' di statistica, vorrei. Ma le cose da fare e che si possono fare sono innumerevoli. In realtà bisogna un attimino mettersi lì a programmare e a fare. Quindi prendetelo questo non come tutto quello che si può fare, ma soltanto con una piccola parte di quello che si può fare con il controllore Xaico e con la programmazione, chiaramente. Per esempio, l'altra cosa, io ho le tapparelle, quindi posso gestire le varie zone. Ho fatto soltanto 4 zone perché avendo 8-9 tapparelle, voglio dire, non era, era inutile andarle a comandare singolarmente, no? E quindi ho creato una. E quindi anche qui io posso alzare e abbassare in remoto, oppure questa cosa la faccio fare in modo programmato, no? Quindi mi sono creato degli scenari, tap su, tap giù, e a quell'ora parte la chiusura, oppure li posso disattivare, eccetera, eccetera. Altra cosa, per esempio, le accensioni a tempo nella scala. C'ho l'accensione a tempo, dici sì, ma si può fare con un semplice timer. Sì, lo so, però se poi vuoi modificare il tempo oppure vuoi disattivarlo, io per disattivare l'accensione a tempo vado qua e disattivo un semplice tasto e sto disattivando l'accensione a tempo. Quindi tutte queste cose le faccio dal telefono. Chiaramente ci si deve abituare, anche questo. Ecco il discorso della tecnologia, deve entrare, come tante cose sono entrate per noi, diciamo, normalmente. E niente, guardate, un'altra cosa semplice, sembra una fesseria, siamo abituati alle previsioni del tempo. Queste sono le previsioni del tempo, qui sono raffigurate, e io le posso gestire, cioè io teoricamente potrei collegare la chiusura di una tapparella alla previsione del tempo. Perché io posso queste informazioni a livello di programma le posso gestire. Quindi vedete che cosa si può fare con la domotica. Parlava prima l'ingegnere dell'azimut, no? Cioè possibilità di vedere, di sapere a che angolazione ci sono i raggi solari in base al periodo dell'anno. Oppure sapere l'alba, quand'è, no? Dice uno, vabbè, quando è l'alba? Alle 5, alle 4, alle 3? E dipende dall'azimut, appunto dall'orologio che noi abbiamo, e dentro Xaico c'è un orologio con l'azimut, cioè che mi dice quando avviene l'alba, precisamente, me lo dice. Quindi io all'alba posso far fare qualcosa al sistema, e così via. Controllo di consumi, eccetera, eccetera. Ci sono altre cose, gli scenari per capire, un tasto, con un tasto posso fare una serie di cose. Ci sono domande?